Alla fine ti è venuta la febbre. Alla fine mi è venuta la febbre. Cazzo. Oggi che avevo un turno che iniziava alle 7 e finiva alle 14, e quindi avevo libero tutto il pomeriggio e la sera. Domani sono in ferie. E dopodomani sono a riposo. Cosa succede? Prendo la febbre. Ma che vita di merda. Poi dicono no, non è una vita di merda, la vita è bella. No che non è bella. Metti tutto a ultra. No, è quella ledina, è quella... quella ledina. Bomboni. Quanto è di temperatura? Non l'ho misurata, ragazzi. A me spaventa misurare, quindi quando me la sento dico che ho la febbre e basta. Ragazzi, non ho mai giocato di Little Nightmares 2. Il joystick però vorrei giocarlo. Così posso usare i thumbstick, gomboni. Thumbstick. Mi è piaciuto un sacco. Ne hanno parlato tanto bene, ma hanno detto che però il finale fa ca. Quindi vediamo. L'hai visto su Twitch? So che è stato stragiocato al day one, che comunque l'uno era piaciuto parecchio. Io ho detto, ma va, non c'è fretta. Lo giocherò quando avrò la febbre e le ferie puttane. Eccoci qua. Little Nightmares 2. Siamo uno di Bloodborne ma col sacchetto in testa. E saltello, guarda. Guarda. Saltello. Niente, speravo di trovare già un segreto, invece no. Sì, decisamente proprio come dicono, che il finale fa ca, e niente. Ah, ma va anche in profondità, guarda. Ai. Ah, ho pestato un sacco di vernice. Ai. Da quando arrivo con il sole fuori la finestra. Dove lo vedi il sole? Da me non si vede il sole. Io sono sempre lì. Così, senza sfondo, che sfarfallo dappertutto. Liquidino, ma lo sai che puoi misurartela mettendo il termometro in culo? Puoi misurarmela anche tu con la tua lingua nel mio culo, gomboni. Forza, stronzo, vieni qui. Gomboni, non farmi essere volgare, abbiamo appena iniziato. E sei ancora verde, gomboni. Ti avevo detto niente verde. Le moschine... ma... vai. Aiuto, gomboni, non sta usando la lingua ma qualcos'altro. Verde si intona con la spadina. Sì, ma era rosso. Il gomboni natalizio è il gomboni rosso, non quello verde. Diglielo, ledina, diglielo. Ah, cioè, posso correre? C'è la rincorsa? C'è lo stealth? C'è il doppio stealth? C'è il salto? C'è la rincorsa, ok. Yeah! Ai! Mi hanno detto di cambiare in verde natalizio. Chi te l'ha detto è scemo, bombone. Una volta eravamo simili. Una volta eravamo amici. Meno male che me l'hai detto, guarda. Ho sbattuto. Diglielo, ledina, sempre rosso. C'è cartino. Cartino. Guarda cartino, una scarpa rossa. Come quel film horror. Lo lancio, lo posa.
Lo fa cadere. Cado anch'io. Lo riaccolgo. Lancio X quadrato. X. X. Ok, quindi è morta della gente, sono rimaste solo le scarpine. Che carine però le scarpine. Vado avanti. Corro. Non corro più. Salto. Non salto più. E invece ho mentito. Lo rifaccio, sono un bullo. Cos'è quel filo lì? È una pratola? Eh sì, guarda là sopra. Se non è una pratola quella. E se il filo fosse invisibile? Ma avrò fatto bene. E fia. Oh mio Dio, cartino che sabba, che succede? È Natale. Ah sì, è Natale, è vero. Ma grazie, cartino. Che mese Che mese è? È dezembre. È quel cartino siculino. Che picchia tutti nei giochi e gli dice brutto antipatico. Ray tracing. Ah, corri! Nel buco! No, non è vero. Pensavo di dover entrare nel buco che c'era nel tronco, ma effettivamente sembra una roba troppo hardcore per essere all'inizio gioco. Esatto. Guarda, indica gomboni. È lui. Proprio lui. Quello lì. Quello che ancora non sta cambiando colore. No, è tutto scrippato, girl. Tutto scrippato. Quello. Posso scendere? Vado di qua? Salgo il teronco. Ho salito il teronco. Ora salto. Un cappio. No, bomboni. Questo è un gioco felice. Non può essere un cappio. Ma poi perché cazzo mi serve se basta che faccio così? Ma è scemo il gioco? È scemo. Quindi sai fare i nodi? No. So fare le strozzature, gomboni, però. Sai la differenza tra un nodo e una strozzatura? No, gomboni. Ah, ma sei tornato blu, gomboni. Che dolce. Allora te lo dico, gomboni. Strozzare vuol dire fare un... Cioè, legare la corda in maniera tale che lei si blocca da sola, insomma. La strozzatura. Il nodo è proprio il groppo, è proprio... Una roba che non si toglie più. E piccoli incubi 2, c'è Ciro! Fatti vedere, fagli vedere chi c'è, fagli vedere chi c'è! Ranciro, guarda chi c'è! Guarda chi c'è, Ciro, guarda chi c'è! Guarda, guarda chi c'è, Ciro! Guarda! È proprio lei. Che devo fare qua? Perché sono morto? Basta, torno indietro. Fine del gioco. Che vuoi fare? Ma è giusto. C'è evidentemente qualcos'altro, no?
quindi non è morta per overdose. Solo voi morite per overdose perché siete dei drogati. Soprattutto dimmi. Cosa faccio? Riprovo a fare il salto? No, per me non serve a nulla. Fa proprio proncio. Qua vi ha dato drogarsi, esatto. Possibile? Mi sono già bloccato. Consigli da chi non è in spoiler. Mi calo e basta, eh? Guardati intorno usando R. Mi butto giù da qua sotto, perché c'è la profondità adesso. Vedi, vedi. Ora posso spostarmi anche avanti e indietro, devo tenerlo a mente. È sempre stata a profondità, non rompi il cazzo Ciro, l'hanno appena aggiunta, basta, l'ha detto con Boni prima. C'è anche lo stealth, mi nascondo? C'è sempre stato lo stealth, no, non è vero, è appena aggiunto, basta. Hai visto che ha statterato, ah, stattera. No, no, c'era anche prima, ti ricordi quando ho ignorato il capio? No, intendeva nell'uno, Gomboni. C'è un filo qui. Lo aggiro, è una pratola quella. C'è anche il tronco. Diciamo che questa era sulla lista di Kennino. Di Kennino? Credo che bisogna attivare la pratola. Ciao Noemina. L'attivo e scappo. Non si può. Butto una scarpa. E però se non muori almeno una volta non ti viene in mente, dai. Che stronzi. E try and error. Buttaci il corvo, cra. Come stai, Noemina? Come va? Vado giù. Sta salvando. Allora che coglione è a giocare qualcosa che sarà deludente. Gomboni calma, si parla solo del finale, non rompere il cazzo. Ah, vedi? Vedi Gomboni cosa succede? E infatti l'avevo vista la trappola, volevo solo avvicinarmi per vedere meglio. Non volevo innescarla perché avevo visto il paletto. Quindi in ogni paletto c'è una pratola per orsi. Questa è attivata. Posso aprirla? No, questa nemmeno. Ma c'è un bastoncino. Fatto con l'asta. Ah, perché sennò non passavo. Ci sta. Poi questa è la parte meno peggio dell'influenza. Ah, 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 ah! Qualcuno l'aveva visto? Ma non si vedono mai poi mai, dai, che cattiveria.
Ah, perché vogliono che tolgo le foglie. Sì, ho capito, ma non mi puoi far morire per scoprire le cose. Insomma, è un gioco malefico. Ma dammi un indizio prima. Opla. Guarda là. C'è Dabbino. C'è Vannina. Mi serve un tè, Vannina, sì. Anzi, sai cosa ci vuole? Una bella pizza, quattro formaggi, Vannina. Da abbinare con il tè. Guarda, Vannina, c'è la profondità. Vado piano. Qualsiasi cosa può uccidermi. Anche Vannina. Soprattutto Vannina. Soprattutto il tè di Vannina. Soprattutto la febbre. Tipo quando Kennino mangiò a casa mia, ragazzi, rimase scandalizzato perché non avevo bevuto il caffè latte a colazione e quindi piuttosto che lasciarlo lì lo bevetti mentre pranzavamo. E pranzammo, il signor vegano, col filetto di maiale col gorgonzola e patate fritte. Io ho mangiato il filetto di gorgonzola e il caffè latte. Lui scandalizzato da questo. E quando che Nino è vegano, figa, sarà 2 anni ormai. Sì, scandalizzato, Kennino. Ma insieme? Eh sì. Mangiavo quello e poi quando avevo sette bevevo il caffè latte. Saranno 2 anni che non lo sento più amico allora e niente. Al posto dell'acqua, esatto. E Kennino, ragazzi, il signor Kennino, lo portai in montagna a mangiare il capriolo in salmì con la polenta, ragazzi. Capriolo in salmì. Lo mangiò e mi disse la cosa più buona del mondo, il vegano. Avete capito? Il vegano. E a casa sua cosa mangiai? Grigliata mista. Il vegano. Ma migliorarsi un cazzo con Boni e retrocedere. Non ti piacerà a te mangia quella roba lì e sentirti migliore mangiando quella roba. Fottiti. Bastardo coglione. Grigliata mista di verdure. No, di carne. Devo prendere qualcosa per andare lì sopra o ci arrivo? Ci arriva, dai, mica è pussi. Ciao, Loridino. Meno male che Nino tanca. Che Nino è il miglior vegano mai concepito, quello sì. È l'unico che non rompe i coglioni a nessuno. Infatti io non gli rompo più i coglioni. Infatti se fosse qua non direi queste cose. Diglielo, Oxedet. L'unico che conosci. Dimentichi qualcuno, Comboni. In realtà no, magari non vegano, però una volta uscivamo quando ero a Roma con la mia ex, uscivamo in compagnia con una coppia che era vegetariana. Poi lei piano piano è diventata vegana, lui ha smesso di essere vegetariano e si sono anche lasciati, ma questi sono dettagli. Però erano carini, perché quando andavamo per esempio al McDonald's, loro non è che rompevano i coglioni e dicevano no, lì o fanno omicidi, cose. Non mangiavano carne, pigliavano l'insalata.
Mangiavano le patate fritte. Io li ho sempre apprezzati per quello. Poi quando mangiavamo da loro, porca puttana, le torte salate vegane a non finire, mamma mia, sono arrivato ad odiarle. Però. Devo accendere la luce, secondo voi? Prendo il pulsante. Però qui arriverà qualcuno sicuro. C'è Corvino? Ciao Corvino. Bravo che ci rubi le squinzie. Ma ve le potete tenere? Guarda, dopo quell'esperienza lì non voglio manco più vederla. No, non è vero. Cioè, che quell'esperienza è stata una merda, sì. Cosa c'è lì dentro? Vorrei vederlo. Vabbè. Entro e basta, dai. Hai visto la profondità che hanno aggiunto, Ciro? Mamma mia. Sarebbe stato bello l'uno anche così. Aspetta che mi sto perdendo tutto il vostro bellissimo discorso. Allora. È diventato vegano da un giorno all'altro gradualmente. Il Kennino direttamente ha detto no, basta, non mangio più e ha smesso. Invece la sua ragazza, Valeria, gradualmente, piano piano. Adesso sono vegani entrambi. Vabbè, ma... Vi posso dire comunque che Nino ha sempre avuto una mezza idea. Anche mia sorella una volta parlò con lui in privato e gli confidò che non gli piaceva mangiare carne, insomma, proprio tanti tanti anni fa, quindi è una roba che si è sempre sentito di fare, ma non ci riusciva ancora, diciamo. Il Mac è un omicidio, ma della cucina. Sì, guarda, proprio un omicidio. Che schifo. Allora, due Big Mac. Mamma mia, Madonna. Non. Dovrebbero chiudere tutto. Patate fritte, cheddar e pancetta. Questa atrocità è schifosissima. Guai a loro se mi portano 20 euro di cibo. No, scherzo, volevo la pizza oggi. Se no avrei mangiato Mac domani, Mac, probabilmente. È un pazzo che Nino, lo è. Non hanno aggiunto proprio un cazzo, dici di smetterla con Boni. Ma perché l'hanno aggiunta solo nel 2? Anche il DLC. Cos'è? Equipaggia i cappelli. Ma non li voglio equipaggiare. Mi sentirei stupido ad avere un cappello. Chi è che si metterebbe i cappelli? Soprattutto in casa, ragazzi, non ha senso. Ce li hai i capelli, farli vedere. Io non so. Drum, drum, drum. Musichette sono sempre carine, eh. Ho la febbre, sì. E la febbre allora brodo di pollo altro che pizza. Quattro formaggi. La pizza smile, ragazzi. Voi l'avete la pizza smile? Tanta roba. Sono dei pazzi furiosi. Cioè, pensa. Te li portano. Shoppa le skin. Te li portano. Te li portano a domicilio ste pizze, ragazzi. E nella moto c'è proprio un mini forno, una roba del genere per tenertele al caldo e portatele appena fatte a casa. Una roba allucinante. Viola pizza. Non è una pizza quella, Vannina. Al massimo è il salame che va nella pizza. Le cucinano mentre guidano, quasi, quasi.
Secondo me non sono ancora finite. No, vabbè. Non è una roba, una borsa. È una specie di borsa termica. Una roba, appena la finiscono, la mettono lì, in maniera tale che ti arriva sempre caldissima. Puoi anche fartela portare già tagliata a spicchi. Forno a legna. Ed è buona. È buona, cazzo. Cioè, no, non ho ancora preso una pomodoro mozzarella, perché ho voluto fare il diverso quel giorno. Ho preso una pizza bianca, che io di solito le odio, però era quella crema di tartufo, che non l'ho mai provata, quindi... Ho voluto provare la crema di tartufo per la prima volta. No, si vede che non è fatto per quello, forse sì. A me le pizze bianche sono una soddisfazione alla fine. Cioè, io le detesto proprio le pizze bianche. Figa, quando ero a Roma facevano solo pizze bianche. Lo so che lo dico spesso e mi lamento spesso di sta roba, ragazzi. Però io sono rimasto davvero male quando ero a Roma. Porca troia, non riuscivo proprio a mangiare pizza. Mi mancava proprio la pizza. Niente, 2 ore per saltare qui e poi non c'è nulla. Tiro la palla allora. Guarda Gagherio come ha rovinato la giornata a tutti subito. La vostra è quella del primo riadattata. Basta, ha chiuso tutto. Ha chiuso tutto. Ci ha lasciato al freddo. Lascia di saci. Andiamo a fare come Jack Nicholson. Oppure come Sacina. Vai Sacina. Ah, come ha? Wendy! No, no, calma, prendi la palla. È giù! Niente. Tirato una sberla morale, ragazzi. Tipo, non farlo mai più. C'è rimasta male anche Saci. La Madonna, quanto è alto sto audio. Potrebbe aver ragione. Quella rossa mente spesso. Quindi era Sachiko? Era Sachiko? Niente. A Sachikina non piace il gorgonzola, ma a Sachi sì. Quasi, dai, 5. Drum, 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 drum. Vabbè, ma io non ho sbloccato niente, io devo tornare indietro e basta. Immagino che ritroverò la signorina. Cazzo, ma io ho le Haribo nello zaino, è vero, le Haribo. Cazzo. Eccola. Vedi, questo è un gioco bravo che ti fa vedere dove devi andare quando liberi qualcuno. Oh, cazzo. Sono morti, ok. Signore, finisca il suo panino. È una torta. È il dolcino. Il dolcino di Shizu. Prendo il dolcino. Questa cos'è? No, questa è una salsiccia. Questa è la salsiccia di Vannina. Dolcino di Shizu e questo? Questa è la zuppa di porri di Moro.
Anch'io sono, mi sono svegliato. Ragazzi, ho provato questa merda per la prima volta, ragazzi. Eccola qua. Lo ZZZQuil. E ha funzionato, ragazzi. Sono andato a dormire alle 9. Mi ci vedete? Io andavo a dormire alle 9 per svegliarmi alle 5. Non dico che ho fatto un sonno filato, però cazzo. 6 ore sono riuscito a dormirle, cioè per uno che non riesce mai a dormire se non prima delle 4. Vuole aiuto? Siamo nella stessa barca. Non è che ci conosciamo già io e te. Sei un bimbo o una bimba? Vuoi chiamarti Landon? Che cazzo di nome è Landon? Sì, funzionano. Vabbè, è il primo giorno che li uso, eh. Ciro, non dire figa che non sei milanese. Ma come non è milanese? Buoni non tirano i napoletani, che cosa dobbiamo fare? Ledina era milanese, mi pare. Bam. Cazzo, ho quasi ucciso la mia nuova migliore amica. Sono vandalo, sì. La febbre dovrebbe averti aiutato. Ma stavo bene ieri. Avevo tanto catarro, avevo. Bordello di catarro. Infatti non capivo perché uso anche questo. Pubblicità di medicinali. Questo mi salva la vita, a me, ragazzi. Il dimista. Perché è perennemente raffreddato per allergie, roba, o anche per problemi gastrointestinali che vi prendono il naso, perché sì, succede anche quello. Porca puttana, il dimista costa 40 euro, però vi dura almeno 2-3 mesi, preso tutti i giorni. L'hai sponsorizzata palese. Però c'è il cortisone, quindi è roba potente. Dimmi sta. Avete notato che starnutisco molto meno negli ultimi mesi, ragazzi? Vi ricordate quegli starnuti potenti con cui vi svegliavo durante la notte? Se notate, succedono molto meno adesso. È molto più di rado starnutisco in quel modo lì. Perché sto usando quello? Non fa neanche i ruttini. Quello è perché mangio ad orari sbagliati, bomboni. Di solito mangio poco prima di andare in live, quindi mi arrivo che sto digerendo. Ciao Elka, benvenuto! Guarda che ha lasciato il follow. E voi dicevate no, il Kai Man Loco non lascerà mai il follow a uno come te. Invece l'ha fatto. E siamo nel Little Nightmare 2, c'è una chiave lì. Lo vedi lì? Ehi. Non ho scelta. C'è qualcosa nel cassetto? Qualcosa nell'armadio? No. Ci vuole qualcosa di quadrato, una valvola. O una manovella. O la testa di Arancino. Oppure un po' di profondità per migliorare il gioco. E non la posso far salire? Invece sì. Pensa a Ledina che torna dopo anni a Ranciro e trova ancora il gno come meme in questo canale. No.
Eccola. Secondo me è ancora viva e fa il jump scare. Oppure non è viva perché è una bambola e ci cade addosso e ci blocca. Oppure è viva, ma non lo so. Sarebbe la manovella di Red 2. Pensa se trova ancora il Sonic, mamma mia. Pensa se trova ancora Wontino. Che in realtà c'è ancora Wontino, solo che non viene in live. Ma sempre su Telegram. La mette lei e poi si compenetra in essa. E poi la tira. Quello fa da peso. Io l'aiuto. Io l'aiuto. Io mi attacco al sacco di pupù. Lei mi porta su. E poi salto e prendo. Che culo che ti è caduta però, se no restava lì. L'altra volta non me l'hai nominata, pensavo fosse sparito Wonti. Cioè, se, diciamo che se gli scrivi in privato ti risponde, ogni tanto scrive nel gruppo Telegram, ma non... non gli gusta più Twitch, è andato oltre. Ah, la posso prendere per mano? Che carini, guardaci, guardaci. Non siamo carini. Ci cambiamo anche le mani. Ah, il cassetto serviva per tornare indietro, ok. Una coppietta felice. Dai, ma è Six lei, è Six la protagonista dell'uno. Poi trova la cappottina gialla e noi diremo tutti: ah, ma era la protagonista dell'uno. Figa, l'hanno messa nella copertina del gioco, non è che mi possono fregare, eh. Ce l'ha lei la chiave, quindi? Eh sì. No? Che aspettava sto drogato? Fate ca, Vannina non si dice! Qualcuno regali una sub a Vannina che è senza sub, ragazzi. Deve parassitare un'altra sub, è soltanto a 20 sub rubate. E prima hai fatto anche gli LC. Sì, c'è anche scritto nel messaggio fissato, Noemina. Ho scritto tutto quello che c'è da sapere. Che poi sono le solite cose. Ma c'è Mogurino! Cosa fa quella? Vuoi farmi saltare qui? Guarda, guarda, è la porta dell'amore. È invece un cesso. Forse ci sta dicendo il gioco che l'amore è un cesso. Sono morto? Serve la carta igienica? Parassitami questo, Vannina. No, basta, ancora. C'è più DNA mio lì sopra che il tuo ormai, dai. Pure lo stesso che c'è in Re8, niente. Ma se riesco a far saltare la carta igienica al di là del buco, ragazzi, ci avete mai pensato? Magari gli scappa. Qualcuno a cui scappa, gli diamo la carta igienica e lui ci dice: oh, che carini, cazzo, e ci aprono. Niente. Non lanciare carta igienica, ma figurati se è ancora qua carta igienica, sarà durato 2 minuti. Fatto la sub ed è andato via. Devo fare? Mi dai un indizio? Mi lanci tu? No, è troppo alto. Cosa hai in mente? Qua? No.
Se solo ci fosse la profondità in questo gioco, potrei portare questa cassa lì. Peccato, non l'hanno ancora aggiunta. Mi manca qualcosa. Questa non la sto capendo. Non giudicarlo se non sei abbastanza interessante per Cartigenica. Nessuno è abbastanza interessante per Cartino. Cartino si fa 25 canali in un'ora. Passa, saluta. Passa al prossimo, saluta, si fa salutare da tutti, festa grande, tutti col cazzo di fuori, palloncini, c'è carta, carta! E poi va via. Fa il suo suono personale che c'ha di base in ogni canale. E poi va via. Allora, quelle robe lì stanno brillando troppo, è un indizio. Devo attaccarmi alla camicia. Quel ray tracing, ray, mi sa che è proprio ray. Eh sì. Forse rimarrebbero se non tirassero tutto il cazzo fuori, potresti aver ragione. Elicottero col cazzo, 300 insediamenti da terra e poi di nuovo giù, esatto. Infatti, io gli voglio bene, ragazzi, però quando arriva non riesco neanche più a salutarlo con lo stesso entusiasmo, insomma. Ma c'è una trappola lì, una trappola per orsi. Ma non posso camminare di lato, ma è scemo, perché non può? Non è che devo semplicemente spingere sta cassa. Ma Ranciro, perché mi hai detto di non farlo? Ma io non capisco. Ma niente. Vedete, se lui non mi avesse detto non si può spingere la cassa, l'avrei fatto subito. C'erano i segni per terra. Mi fai fare un salto al give me a boost. Give me a boost. Ah, ci arrivo? Ok. Icid mi aveva detto così. Chissà dov'è Icy da adesso? Sta ancora studiando, vero? C'è Cartino, è ancora qui. Ci ha visti? Forse immagino. Io sapevo che ICD, no? Era a Roma. Che è sempre stato a Roma, ma c'era anche Romea adesso a Roma. Erano insieme, convivevano, mi pare. Ma lui uno non streama più. E sta studiando, tipo. Può essere. Belle, belle scene, sempre. Sempre una bella atmosfera, sti giochini. Figa, ho capito che dovevo fare. Ah, dovevo aspettare che sparasse. Però è quasi un cheat avere lei perché ti...
Cazzo, appunto, ti fa vedere dove ti devi fermare, come adesso che però stavo guardando la chat. Gomboni, qual è la lore? Perché ha un solo buco nella maschera e nient'altro? Che gli serve quel buco, Gomboni? È per caso per lo stesso motivo per cui ce l'hai tu? Ah, Gomboni, cosa ne dici della possibilità del legno che ferma il fucile? Dici, Gomboni. Nella coop? No, sarebbe stato banale. Sarebbe stato troppo scontato fare il 2 in coop, più bello così. Secondo me hanno avuto una idea carina. Anche perché mi sa che non avrebbero potuto competere con i Takes Two. Corvo, ci hai quasi fatto scoprire. Cosa avevi in mente? Corvino, solo perché non sono d'accordo con te. È un mostro. Io correrei. Corriamo? Ma dai che ero entrato. Ma che bugia. Sinceramente questo è più bello di Takes Two. Non lo puoi dire. Ha vinto il GOTY. Non lo puoi giudicare. Un gioco che ha vinto il GOTY. Non ti permettere mai più. Vai se tocchi Sekiro. Vai se tocchi Elden Ring. In effetti dopo The Last of Us parte 2 tutti i GOTY mi hanno deluso. God of War e The Last of Us parte 2. A parte quelli, mai stato contento dei GOTY. Sì, ho capito, ma non... No. Ma che quello spara, è pazzo! Levati da lì! God of Wars. Povero God of War. Figa, il God of War più bello mai realizzato non vince il GOTY. Vabbè, quello è stato il GOTY più imbarazzante del mondo, Alexino. Dai, Takes Two che vince su Resident Evil Village. Non è accettabile. Non è ancora accettabile, mi dispiace. Cioè, per me la serietà dei GOTY, quel poco che ne era rimasta, è morta quel giorno. Non possiamo saltare insieme mano nella mano. E mo? E lì sbrilluccica, ma... Forse per via del Ray Swing.
Corvino, non ti permettere mai più. Se c'era un Resident Evil che meritava era proprio Village, cazzo. Guarda che cosa hai causato, Corvino. L'hai fatto morire. Vergognati. Mollo la corda qua. Ah, non la molla. Solleva il ponte. E io? Cercherà qualcosa? Ah! Che carina, mi ha preso. Corvino, lascia stare quella gabbia. Basta boicottare. Mi sono sentito intelligente, ragazzi, sapete? Era un segreto. Azz. Doveva fare lo scherzone e togliere la mano all'ultimo. No, cagare non si fa. Uccidi le persone così gli fai male. Oh no, è tornato. Il cassiatore. Il cacio pepe. Fanculo. Arrivo. Mi ha falvato. Mi ha falvato. Forse però è meglio correre ora. No, nell'acqua no. Nell'acqua no. Qua sotto, presto. Oh no, il nuovo cappello da comprare nel DLC. Come l'elmo di Medieval. No, l'elmo di Medieval te lo davano se giocavi la demo. Cosa imbarazzante quella. Hello. Dove... No, qua dove c'è luce, per forza. La risposta è sempre nella luce. What? Ah... Tenta che ti vede così. Pazza, lo fa. Aspettami. Sono sott'acqua. Niente, non gliene è fregato un cazzo. Sott'acqua. Addio.
Dai, ma se è girato di quel mezzo nanosecondo solo per rompere il cazzo, mannaggia lui e Sekiro. Inciso un cuoricino lì. Sei sicura? Farà casino. Corvo, no! Guardato pure gli amichetti. Un mio conoscente Gopo anni reinstallato un nuovo gioco e appena entrato è uscito la scritta e sbloccato la cima. Sono passati più di 7 anni dall'ultima partita. Sì, è vero, esistono quei trofei lì. Infatti ci sono platini che non si sono mai potuti sbloccare perché bisogna aspettare che si sblocchino così. Vabbè, anche in Metal Gear Solid 3 c'è comunque... Ma non ha corso, non ho capito perché. C'è comunque quello dove deve... Devi far morire... Gli end di vecchiaia. Poi lo puoi fare cambiando l'ora della PlayStation, ma normalmente... Cazzo, ma è lungo sto tragitto, però. Anche per quello dei 7 anni, oddio. Figa, allora, io il trofeo legato al tempo più merdoso che abbia mai fatto è quello di Arkham City, con quel pezzo di merda dell'uomo calendario che devi andare da lui ad ogni festività. Devi mettere Natale e andare da lui nella sua cazzo di cella e lui ti racconta che cosa ha fatto a Natale. Devi andare a Santo Stefano e ti caga il cazzo a Santo Stefano. Devi andare a Pasqua e rompere il cazzo per Pasqua. Devi fare così, spegnere il gioco. Cambiare e mettere quelle date lì. Ma c'ero dietro! Cambiare la data. Riaprire il gioco, tornare da lui, ascoltare il dialogo, richiudere il gioco, cambiare data, tornare da lui, ascoltare il dialogo, chiudere il gioco. Un po', ma è una di quelle robe lì che porca puttana. Non mi fa più voglia di fare i trofei. Guarda qua. Che figata. Voglio andare a vedere il cadavere. Non me lo fa vedere perché non c'è un cadavere ancora vivo. Sì, Alexino, ma in confronto a quello di Batman era niente. Cioè, io ho perso un'intera serata, ragazzi, per fare quello di Batman. Ci ho messo proprio... Mi sono messo lì un giorno e ho detto, vabbè, facciamo sta merda. Ma mi mancava solo quello per platinarlo. Facciamolo.
Dalle 9 fino alle 23 a spegnere e riavviare la console per cambia data, dai. Perché loro in realtà si aspettano che io quando è Natale metto il gioco e vado dall'uomo calendario. Certo, porca puttana, è il mio primo pensiero da fare a Natale. Sono morto. Dovevo spingere la porta per creare una zattera. Pensavo sapesse nuotare. Soprattutto a Santo Stefano. Santo Stefano non mi ricordo se c'era. C'era il giorno del ringraziamento, Natale, Pasqua, solstizio d'estate, forse può essere. Erano 12. Erano 12 festività. No, è morto davvero il tipo. Figurati se mo prende una nave e ci insegue ancora. A San Valentino. San Valentino pure, che ti racconta cosa ha fatto agli innamorati. Mi immagino che lo ha fatto legit, ma chi? Ma chi lo fa legit quel trofeo? Ma smettiamola, ma dai. Ma chiedi scusa pure. Non avevo un'idea per mettere i solstizi, mi sa. Andiamo a vedere com'era quel trofeo. Trofeo uomo calendario Batman Arkham City. Uomo calendario, tutte le date. 1 gennaio, Capodanno, 14 febbraio, San Valentino, 17 marzo, San Patrizio, 1 aprile, Pesce d'Aprile, 13 maggio, Festa della Mamma, 17 giugno, Festa del Papà, 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza, 16 agosto, San Rocco. Che cavolo di festività è, tra virgolette? Che cazzo è San Rocco al 16 agosto? 3 settembre, Festa dei Lavoratori, 31 ottobre, Halloween, 22 novembre, Giorno del Ringraziamento, 25 dicembre, Natale. No, non c'erano i solstizi. Che cazzo è San Rocco, però? Sarà una roba americana, eh? È come la festa come il giorno del ringraziamento. E sono uno, due, sì, uno per ogni mese. Avevano scelto una festività per ogni mese. 12. 12 volte dovevi riavviare la console. Cioè non la console, il gioco. Vedevi il gioco, cambiavi l'ora della PlayStation 3, mettevi il giorno, tornavi e lo trovavi lui che ti raccontava quel cazzo ha fatto quel giorno lì. E rifare così per 12 volte. 2 ore ci ho messo. 2 cazzo di ore di riavvii. E non le ho ancora riavute indietro quelle 2 ore. Idea per mettere San Rocco, poteva mettere Ferragosto. Effettivamente non c'è una festività importante ad agosto a parte il compleanno di Redina, di Kennino, di Nori. Nolan era a luglio, vero? San Lorenzo. Il solstizio effettivamente c'è in giugno, quindi anche quello potevano sfruttare. Ma è la nave dell'uno, era ambientato in una nave, no? Quindi noi siamo Jack e Rose che però ce l'hanno fatta. San Rocco è il santo più invocato dal Medioevo in poi come protettore del terribile flagello della peste.
Quindi dobbiamo ringraziare lui se Woflion è stato bannato da Twitch. No, scherzo. Scherzo perché non è stato bannato. È da tanto che non parliamo di Woflion, ragazzi. Parliamo di Woflion. Dov'è? Qualcuno l'ha visto? Che sta facendo adesso? Ma chi se lo caca? Questa risposta potrebbe anche essere inerente a Woflion. Grande amico di Gomboni, a detta sua. Che poi dice che è uno dei santi più alla moda, San Rocco. Vieni bimba, andiamo. Temprato. Cimento sbloccato. Che ora è? 5:23. Basta, mangio per le 6. Oh no, aspetta, avevo detto anche a mia madre se ne voleva una. Non lo so, aspetta. Che bello, almeno domani non vado a lavoro. Anche se non per malattia, ma per ferie. Però sto già meglio. Però devo soffiarmi il nasino. Visto che streamer educato che sono, mi muto per soffiarmi il nasino. Ma è una città. E c'è la nebbia. È un chiaro riferimento a Spiro 2. Enter the Dragonfly. Quante ferie fino al 2? Domani e basta. Che ferie. E pare che mi diano ferie a me. Non vedono l'ora, cazzo. Non vedo l'ora di farmi fare le festività. Però. C'è un però. Perché io a Natale lavorerò proprio nel periodo del pranzo. E voi direte: no, mi dispiace, povero te. E al Capodanno lavorerò esattamente fino all'1:30 di notte. E voi direte: no, mi dispiace, che peccato. Però c'è un però. Perché chi lavora in quelle fasce orarie prende ben 300, 350 euro in più. Quindi fottetevi, sti cazzi del Natale, sti cazzi di Capodanno, 350 euro miei, grazie. 350, 350, 175 a Natale e 175 a Capodanno, perché io lavoro proprio in quelle fasce orarie. Invece tutti quelli che lavorano quel giorno ma in fasce orarie diverse, tipo 100 euro. Chi invece proprio è lontano da quelle ore, 50 euro e basta. Ma chi lavora proprio in quell'ora specifica, cioè a mezzanotte di Capodanno e a mezzogiorno di Natale, perché loro giustamente dicono: figa, sto qua si sta mangiando il pranzo di Natale lavorando per noi, diamogli un premio. Stessa roba a Capodanno. Non ci fa la di Capodanno l'air rush da brillo per dei vilimoni. Non posso, ma non potrei neanche cambiarlo quel turno. Io sono obbligato a farlo, ragazzi. Sono ancora stagionale, sono ancora determinato. Io pure se pregassi Satana mi darebbero una feria, mi farebbero stare a casa quel giorno. Cioè dovrei buttarmi in malattia, ma lo capiscono che lo faccio per quello. E se la legano al dito poi. Quindi io sono obbligato a cuccarmi 350 euro, ragazzi. Che peccato. €350 più un bonus perché è comunque giorno festivo. Quindi sono altri 50, mi sa. Quindi in realtà mi sa che si arriva sui 400. Ancora non ti hanno messo indeterminato, a voglia ancora, appena iniziato. Cioè, ho il determinato fino a 30 aprile, poi decideranno il 30 aprile se farmi fisso o meno. Ragazzi, sta area è gigantesca, non capisco che cazzo devo fare. Devo entrare qua. Easy.
No, non posso fare live mentre lavoro, soprattutto a Capodanno, figurati, manco riuscirò ad averlo in mano il cellulare. Per quanto fa partire i motori, vaffanculo Gomboni, vaffanculo Gomboni. Ha lasciato i vestiti in giro. Ma così ci separiamo. Non voglio andare senza di te. Non voglio. Come la faccio salire? Gli butto questo? Saprà cosa farne? Lo spingerà? Tenta! Oh cazzo! Questo non l'avevo previsto. Ora è più in alto di me, maledetta. Mi aiuterà per il saltino. Quanto è scriptato quando c'è lei con la manina. Non va mica così lontano quando salto io normale. No, Samantha di The Ring è come un pollo da uccidere. Mi sto sbriciolando. Credo di dover provare a spegnerlo. Ho sintonizzato. Arrivando, Gomboni. Non ce l'ho fatta, Gomboni. C'è la musica triste del fallimento. Ma dall'altra parte che c'era, quindi? Posso più? Posso più.
o no, le strade dell'Eterno Gomboni. Poi io parlo di pizza a quattro formaggi, ma la portano oggi? Non è che sono chiusi per festività, robe del genere? Ma come sono rosso in live? Aia. Allora, cibo. Pizza smile. Pizze speciali, Parma in Puglia, Agricola Inside, Autumn is Back, Caprese 2.0, Carbonara Re, Revolution, Ortosana, Trentino Road, Tartufone, Tony Cipolla, Diavolo Porco, Patata Boss, Polesana Doc, Margherita Dop. Crea la tua pizza, no? Voglio una quattro formaggi, grazie. Quattro stagioni, bufalina, fior di bosco. Guarda i funghi. Conne cipone, quattro formaggi, 8,90. Ortaci. Scegli l'impasto che preferisci. Pasto normale. Scegli il formato che preferisci, normale, tagliata a spicchi. Desideri scegliere un'altra variante? Abbondante mozzarella, poca mozzarella, senza pomodoro, solo bufala, poco pomodoro, abbondante pomodoro. Diciamo abbondante pomodoro, visto che è una quattro formaggi. Desideri degli extra? Gorgonzola, radicchio, scaglie di grana, grana, panna, chiodini, melanzane, olive nere, porchetta, patate al forno, salsiccia, stracciatella di burrata, jalapenos, booster, peperoni, crema di tartufo. Più 3 euro però crema di tartufo, no. Prosciutto cotto, prosciutto crudo, patatine fritte, tre formaggi, uovo. Cazzo, l'uovo nella pizza? Si riempie di gioia quando fanno quattro formaggi col pomodoro. Le fanno col pomodoro loro, mica quelle troiate lì bianche. Bresaola, aglio, cipolla rossa, asparagi, cheddar cream, speck, capperi, origano, basilico, stracciatella, crema di zucca, mozzarella, prosciutto crudo, pomodorini, tonno, crema d'uovo, bacon, pancetta pepata, funghi, salamino peccante, pecorino, zucchine, pomodoro, carciofi, porcini, rucola, misto funghi, mozzarella di bufala, olive e olive taggiasche? Che cazzo sono le olive taggiasche? Il brie, funghi freschi, mascarpone, acciughe, olio piccante, crema ai formaggi. No, va bene, solo il pomodoro abbondante, dai. Raggiunge 10 euro per risparmiare su 2 euro delle consegne. No, è chiuso? Ma figa, ma me lo dicono alla fine che sono chiuso. Ma dimmelo prima, pezzi di merda. Ma ho fatto tutto. Me lo dico dopo. Ristoranti. Pizza. È chiuso davvero per le feste di Natale. Ma perché mi son portato sfiga da solo? Ma porca puttana. No, no, pianifica per domani. Niente, oggi sono chiusi. Ma proprio oggi dovevano chiudere. Ma insomma, ma è solo chiuso oggi. Gli scanto Tex-Mex. Cazzo, mi ordino un piatto texano adesso. Lo faccio. Piatto texaco.
Una volta avevano una pizza buona loro, ma poi l'hanno tolta perché sono stronzi. Dai, crema di zucca. Ma che cazzo vuoi che te le compra le pizze con la crema di zucca? Pizze bianche, via! Cucina messicana, Texas beef, bistecca di Black Angus da 800-900 grammi senza osso, salsa barbecue, patate fritte. Pork ribs. Pork ribs ricoperte di salsa barbecue, patate fritte, peperoni jalapeno. Tomahawk, costata di maiale a partire da 700 grammi, patate spice e salsa Tennessee al whisky spennellata in cottura. Ma che cazzo stanno dicendo? Ternera alla tequila, bistecca di manzo saltata alla tequila, peperoncino con contorno di fagioli messicani. Padella Bud Spencer, padella di pulled pork, carne di maiale tipica della cucina del sud degli USA, guarnito con fagioli. Barbecue con verdure, fettine di Angus grigliate con salsa barbecue, tutta roba molto vegana, insomma. Barbecue con patate. Gambas con pollo y verdes, gamberi marinati con spezie con contorno di insalata di pollo, mais e peperoni. Quindi mamma scammata, sì. Tortillas ripiene di carne tritata con fagioli messicani su un letto di insalata e mais. Piatto unico con costina, salsiccia, pancetta, manzo, petto di galletto e patate dippers. Tagliata con rucola e grana. Vabbè. Stinco alla birra. No, torniamo sui primi, quelli che costavano 30 euro. La Texas Beef, bistecca di Black Angus da 800-900 grammi. 30 euro. Salsa barbecue e patate fritte. Diaz. Ma ti direi la padella Bud Spencer. Padella di pulled pork. Che cazzo è il pulled pork? Carne di maiale tipica della cucina del sud degli USA. Guarnita con fagioli. L'ideale per chi ha la febbre. Il maiale sfilacciato, cotto a bassa temperatura. Se no c'è la bistecca di manzo saltata alla tequila. Però c'è il peperoncino, cazzo. Ma ci sono i fagioli messicani. Dai, va bene questa. Scegli la cottura della carne. Al sangue cottura media ben cotta. Media. Basta. 20 euro. Dai, proviamo il Texaco per la prima volta. No, devo aspettare fino alle 7:30, ma siamo matti. Sto per ordinare McDonald's, ragazzi. Lo faccio. No, matizza, aspetta fino alle 7:30, c'ho fame. Cos'è che c'è di aperto adesso? Nulla. Pure il poke. Pizzeria New Kennedy. 98% di voti positivi.
Ci fidiamo. Battizza la pizzeria Kennedy, se no c'è il McDonald's. Quando non c'è scritto nulla si può ordinare, Arancino. È solo una pizzeria. Volevo la pizza da quel cazzo di posto perché vi avevo anche spiegato prima i motivi, non eravate attenti. Pizzeria New Kennedy, vai. Calzoni, le classiche, sfilacci, soppressa, quattro stagioni, quattro formaggi, pomodoro, mozzarella, emmental, brie e gorgonzola. Perfetto, formaggi migliori pure. Farina di Kamut, farina integrale o doppia pasta? Nessuna delle tre. Si può anche aggiungere qualcosa? Funghi freschi, 2 euro in più. No, ma c'è già. Cazzo, una pizza con le acciughe pure mi farei. No, no, basta, non devo cadere in tentazione. 10 euro di pizza, vai, check out. Appena possibile, 25-45 minuti. Conferma ordine. Quanto pago? Solo 20? Cioè, solo 10? Solo 10, consegna Prime gratis, sbam, risparmio 3,39 euro. Sono pazzi, 3,39 di consegna questi qua se non c'hai il Prime. Pagamento in sospeso, pagamento in corso di operazione, attendi un istante. Tempo stimato di arrivo, 18,05, 18,25. Pizzeria New Kennedy, 4 formaggi. Boh, 18,05. 20 minuti. Tra 20 minuti ricordatemi di controllare il cellulare, ragazzi. Giochiamo all'altalena, presto. Non si può. Non si può perché questo gioco è horror. Non c'è spazio per i giochi. Prendi questa palla in faccia, stronza. Guarda che lì si sono calati. Questo è Wofrion che è evaso. Sì, io sono tornato di nuovo sul discorso Wofrion. Va bene perché prima mi avete ignorato. Mostri. Siete dei piccoli nightmares a due. Fumo nero. Nero, nero. Sai che mi bloccava qui? Sì, ma adesso sono triste che non ci hanno fatto vedere il cadavere del primo villain. Che sarebbe come uccidere Arancino e non poter vedere il suo cadavere. Sarebbe terribile, ragazzi. Ok, abbiamo capito che lì dietro c'è una via segreta. O gli devo far illuminare qualcosa con gli occhi. Qualcosa che ancora non so. Il best utente del canale, nonché top donator. Ma chi tu? Ma levati. Ah, Wofflion dici? Ma levati comunque. Wofflion è stato utente storico bannato. È stato bannato in tutti i canali a cui noi siamo affiliati, amici, frequentiamo, ci raidiamo, ci sosteniamo a vicenda. Su ognuno di questi canali è stato bannato. Tranne in quello dell'altra ledina, mi sa che lì c'è ancora. Famoso per aver donato 200 euro a Nolan. E poi essersi fatto bannare da Nolan. E qui 200 euro ancora gli pesano. Cosa fa quella? Ci
Ci serve sta roba? Io l'ho presa a caso. Che carina che l'ha fatto anche lei, anche se non serviva. Il martellino, oh, il martellino. 200 euro perché se lo voleva portare a letto per un ciuffo della sua chioma. 200 euro perché a detta sua Nolanino era l'unico che gli voleva bene, che lo sosteneva, che gli parlava in privato. E altre cose. Quindi lui per farsi ringraziare gli dono 200 euro. Con quei 200 euro Nolan comprò il monitor del PC. Poi si è fatto bannare e adesso lui odia Nolan. È tipo la persona che più odia al mondo. Non può fare una live Waffle senza nominarlo ogni 2 secondi. Storia d'amore travagliata, sì. Invece da me fu bannato perché andò a... Oddio, perché l'ho bannato io? Cioè, l'ho bannato 2 o 3 volte, ma la definitiva per cos'era? Ah, perché andò da Saki e da Shizukina. Raidai entrambe, lui andò lì a disturbarle dicendo stronzate, si fece bannare... Ah no? No, no, no. Lo avevo timeoutato da me ed era andato da Shizu e da Saki a lamentarsi di me. No. No. Nemmeno. Era andato solo da Shizukina a lamentarsi di me. Perché mi ha insultato Lady Alexis? No, quello è la motivazione per cui l'ha bannato Nolan. Nolan lo bannò perché andò in live da Nolan a insultare Lady Alexis completamente a caso. Ma forse ti aveva chiesto perché Zeb parla solo in inglese nelle sue live ora. Vottiti, gomboni. Fai schifo. No, non era per quello. Era perché l'avevo timeoutato da me. È andato a lamentarsi da Shizukina. Che io l'avevo timeoutato. Shizukina ha detto: ma che cazzo vuoi che ti conosce? Poi lui aveva preso male la reazione di Shizukina e si è fatto bannare da Shizukina. E lì ho detto: vabbè. Questa è una minaccia perché ci vanno di mezzo altri canali che non c'entrano un cazzo. E a me ha dato sulle balle perché alla fine, a causa mia, sia Shizukina che Saki avevano avuto problemi con Wofion perché per colpa di un mio raider è arrivato da loro praticamente. Ma poi da Shizukina che Superfriend vai a lamentarti, ma faglielo capire. Si era dato. Poi mi minacciava, mi diceva: mi hai timeoutato, lo vado a dire a Zeb. Scrivo in privato a Zeb che mi hai bannato, adesso vedi che ti combino. Figa, da Zeb era bannato già da mo' lui. No, era ancora quando non streamava in inglese. Infatti a Kaguya faceva ridere sta roba. Oh, cazzo, arriva dall'altra parte! A Kaguya faceva ridere sta roba perché Kaguya l'aveva già bannato dal canale di Zeb prima ancora che lui ci arrivasse una volta perché l'aveva bannato preventivamente vedendo com'era il tipo. Quindi lui è andato a lamentarsi di Zeb e si è trovato bannato anche da Zeb. E Zeb era convinto che ero stato io a farlo bannare da Zeb dicendogli di bannarlo e via. Poi vabbè. Gli intrighi mentali che si fa quell'uomo, incredibili. Norettina, io sono malatino, Norettina. Però almeno posso stare a casa. Cioè, in realtà non sono in malattia, però... Domani ho ferie. Ferie che gli avevo...
messo 4 giorni fa, me l'hanno data e sfrutto la ferie per la malattia. Anche se adesso sto già meglio, sarà perché ho preso la tachipirina. Come stai comunque, Norettina? Arriva subito una siringona gigantesca, salvami, Norettina. Che sto l'hai giocato tu, Nora? Fate lo shoutout a quello potente a Nora. Quello potente, non quello tarocco che fa Ciro. Che botta! Cavolo, ero distratto a vedere la chat. Che cazzo di voto ho preso? Quello è quello potente, bravi. Cioè la palla era una trappola, sapevano che avrei provato a prenderla. Cercando di capire la lore di questo gioco, cioè quanto è ambientato dopo il primo, che è successo dopo il primo. Ti giuro non ricordo se l'ho giocato o meno, azz. Ma penso di sì, dai. Sono tipo l'unico rimasto a non averlo giocato questo. C'è pane! Vedrà pure la mamma, ho perso l'aereo, proprio quella. Ma l'avete mai letta quella teoria super mega intricata, folle, pazza, dove uno aveva teorizzato che in realtà mamma ho perso l'aereo è un prequel di Sole Enigmista? Che in realtà John Kramer è Kevin che è diventato adulto e ha cominciato ad ammazzare le persone con quelle trappole lì. Cioè, su internet trovi delle robe allucinanti, ragazzi. Peggio delle teorie su The Phantom Pain, tipo quelli che dicevano che il medico era il vero Big Boss. Ah! Sì, esiste davvero! Ma poi Kevin muore alla fine del disco 1? Questa non l'ho capita, Ciro. E che muore alla fine del disco 1? Ma è quello lì che fa le trappole. Cavolo, ma non si vedono quali sono le. Penso sia tutto trappola qui, non ci stiamo per cadere. C'era la porta aperta però lì, aspetta. È una trappola anche questa, mo si apre e ci uccide. Io l'avevo anche capito, perché l'ho fatto comunque, anche se l'avevo capito? Per conferma, non lo so, bombone. Ah, la teoria school is dead. La teoria school is dead sarebbe credibile se non fosse fatta da un palese hater di Final Fantasy VIII che non è. Ah, ma anche così esce adesso il canale, che carino. Guidini, ho finalmente finito Fear the Dark Unknown dopo 22 ore di gioco. Oddio, qual era Fear the Dark Unknown? È quello che mi ha regalato l'Edina, vero? Oh Gesù. 22 ore. È una puttanata totale, lo è? Pesante! No, quella non me l'aspettavo. Doppio salto all'indietro stile limbo, esatto, avrei dovuto farlo. Non ho avuto i riflessi per capire che dovevo abbassarmi.
Guarda i dildi colorati. Dammi la manina, ho paura. Cosa c'è? Perché ti sei messa lì? No, lasciatela! Visto che l'hanno regalato dagli una possibilità, non è proprio da buttare. Va bene! Ha due scenari, anche se uno è inutile. Della storia non ci ho capito una pippa al sugo, ma perché stavo cazzeggiando come al solito. Tipo di hotel, quindi... Quindi non lo conosci The Shunt, ormai lo si vede ovunque nelle pubblicità e non so se merita o no. The Shunt... Sì, è quello che hanno portato... Oh, 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 oh! Oh, oh! Quello che hanno portato sia Nolan che Shizu, no? Entrambi mi hanno detto che fa cacare, però, eh. E non skip. Fa cacare, ma lo giocheremo. Non subito, perché costa tutto, ragazzi. Io sto ancora cercando di giocare a Madison. E costa ancora 35 euro quel cazzo di gioco. E continuano tutti a dirmi che fa pure cacare. Però lo voglio giocare comunque. Ho capito, ma... Ma la mia pizza che ora doveva arrivare? 18.05, eh? Allora, il tuo globo è stato raccolto, sta arrivando. Ah, ah, ah! Ancora 8 minuti. Porca troia, guarda fin dove è sta pizzeria. Quanta strada gli faccio fare a Marta. Marta Corriere. Sta arrivando in macchina. Figa, arriva un cubetto di ghiaccio, altro che pizza. Ricordatemi di ricontrollare tra 5 minuti, ragazzi. Oh no, è pomatino! Pomatino, pomatino, tu sei il ca... No, non triggerarmi con pomatino. Quindi tanto se ti vedo non muori, sì, ho notato pomatino. Non vado a destra. Però loro chiudono. Niente, Tomatino ha... si è autoscammato il redeem. Ridate i punti a Tomatino. Che drogato. Presto, presto. Pensa, Pomatino, se i nostri rapporti non fossero ancora belli, adesso ti avrei scammato quei punti, non te li avrei ridati. Come con Belfo nei tempi d'oro. A Natale siamo tutti più buoni. No, TBB e basta. Ti entra a Natale.
Allora, dobbiamo arrivare qua sopra. Lo sgorbio molesto è ancora lì. No, ciao, un'orettina. È tornato il lumino. Ho sbagliato tanto. Dai, ma mi viene naturale premere L2 per correre. Invece qua si abbassa. Quindi invece di farlo correre lo rallento. Ah, è vero, forse lo devo pigliare a martellate. Bravo, cagari. Ancora 5 minuti. Figa, ma è passata per sottomarina, è pazza. C'era prima da borgo. Quanta cattiveria sto gioco. Nessuna. C'è una trappola però davanti a me. Bello che io le vedo ste cose, ma poi mi faccio inculare lo stesso. Dai, è comunque buona. Sì, recentemente quell'attore lì era tornato in auge. Può essersi fatto consumare tale atroca, un po' come voi. Funziona ancora quella roba del redeem, del divora. Eh sì, parla ancora. Faccina. Che paura, via. Usa via, mostro. Cichina. No. Non devi ringraziare Liquidina, bastardo, nella loro sace che te li dà. La pizza. Ancora 4 minuti. Me la porta direttamente dentro il freezer la pizza. Figa, ma io devo scendere da basso con la febbre, oh Gesù. Aspetta, che do il cellulare a mia madre che scenderei almeno. Se no io muoio se vado di sotto. Oddio, ai, tutte le ossa rotte. Ah, ah pezzi, ah, che male. Ai.
che bello che le orecchie non mi fanno più male, almeno quello. Sono contento di aver scoperto la cuffia, davvero. Mi ha salvato la vita sto cappello. I 20 brodini, Nedina. Dovresti averne tipo 800.000. Oh cazzo! No! Sono stato bullato. No, signora maestra! Dagli il casco in testa. La pizza che arriva. Papà c'è urare. È proprio lei. No, come si sono incazzati? Ah! Figa, sono morto anch'io. Vabbè, ma non mi doveva vedere, ma cos'è? E ora si incula la chiave. Ma siamo matti! Ma che cazzo è? Un horror? Ah sì, è un horror. Ma cazzo devo andare? Qua. Signori, prendono 4 formaggi. Pazzo, folle e furioso questo gioco. Pizza bianca con la crema di funghi. Sì, dai, era buona alla fine. Era comunque una pizza bianca, però. Bullare i bambini tutti uguali. Brutta scema con il collo lungo. Io mica riesco a vedermi. Ho capito, ma non è più vita così. Ah! Ah! Ma siamo matti, ma basta. Ma che paura. No. Vai, volevo passare per sotto. Per sopra non capisco un cazzo.
Non si può. E la mia pizza non è ancora qua. 4 minuti un cazzo. 18.05 dicevano, hanno mentito. Scrivono che sono chiusi. No, sta arrivando la pizza. È in macchina. E Marta non è ancora qua. Voto basso. No, non sapevo fosse così in culo al mondo la pizzeria. Sta proprio in culo al mondo. Ma anche da lì. Ma una volta che t'ha visto, basta, sei morto. Non ti puoi salvare in nessun modo. Ma che palle. Comincia ad arrivare raffreddori potenti. Invece sì, Gomboni, se lo merita. Dai, l'ho fatto stealth. Niente. Brutta zoccola, si è arresa e ha mandato i figli di troia. E invece mi ha preso lei. Ma frega un cazzo, boh, niente, non ho un sistema di valutazione. Può mettermi anche il cazzo. Può anche scrivere un rapporto dove mi segnala perché gli ho dato del mona. Frega una sega. Ho capito, se parte subito mi sgama. Se aspetto un po' mi sgama comunque. Come cazzo ho fatto ad andare dietro la cattedra prima? No, sto sudando. La febbre. La febbre. Dottore, ho la febbre. Sì, ma dai, ma che cazzo avevo. Madonna, 100 anni in due, ancora non sapevo usare un cellulare, ma dai. Ma se carino, ma se qua solo, dai, dove vuoi sto cassia? Mancava 4 minuti. Vai giù, vettiorla! Mamma mia, cazzo, c'hanno un GPS con l'omino che si muove? Dove cazzo potrà mai essere? No, no, non mi aveva scoperto. Vabbè, ma posso correre? Ah. Affanculo, allora. Ah. È andata a cagare.
Figa, se l'ha fatta un quarto d'ora fa sta pizza sarà un mattone ormai. Vado a piangere tutte le mie lacrime, ragazzi. È legato. Eravamo qui col gomboni legato alla corda. C'è un martello lì in mezzo. Opla. Ridatemela. Praise to Gomboni, mi stop Gomboni. Oh mio Dio, di nuovo lei! Adagio, adagio. Cazzo. Formato, formato, tomato. Cazzo. E ciù, no, non lavarli, lasciala. Non per le balle, via! Ah! Sta arrivando e sembra arrabbiata. Non trattare male la nonna solo che porta il fritto per chi. Non è la nonna, è sua figlia. E rompe ancora più rompi i coglioni. E poi morì. E non si vide nemmeno. Cosa mi vuol dire quella roba che ho appena visto? Sto mica capendo. Posto la scala. Ah. Fatto, cagare.
Oh no, ma ora ci ha visto, ora sa che esistiamo. Cazzo! Scriptato. Può darsi domattina. No, non credo proprio domattina. Che carina che mi cerca con la testolina. Che due coglioni. Madonna, quando c'è da aspettare nello stealth non puoi fare un cazzo. La roba più fastidiosa del mondo. Lo stealth scriptato dove devi aspettare. Ciu! Posso vedere cosa c'è lì, davvero? Ok. But just take a look at this. It's forest. Oh my god. Saci vota Barry. Sei. Tino, calma, eh. L'intera trama di Resident Evil si sorregge dietro quella battuta, quindi io non ci scherzerei. E ricordati che I have this. Non è vero, Pomatino, tu li ami. Ah! It's forest. Oh my god. Niente, nessuno lo fa. Faccio da solo allora, Madonna. Culoni. But just take a look at this. It's forest. Oh my god. Ha fatto crashare il gioco? Ah no. Oh my god. Pomatino, sei furioso. E della furia in te.
Questo non si sente neanche. Ah, ma non sei più sub domattina. Ah, pensa ancora che i suoni siano gratuiti. Ah. Cos'è che vuole da me questo gioco adesso? Sabato domattina lo vedo, gli è apparso lo scheletrino, guardalo che carino. Sì, ma te fan cacare i fan che non esistono manco più domattina. È tutta un'illusione. Cazzo di avatar ci ha messo il pomodoro. È tutta un'illusione. Oh no, è come Little Hope. E tu pensi che i fan di Resident Evil siano ancora ai tempi di Re.it, di quei forum lì? Nessuno sa più un cazzo di Resident Evil adesso. No, non è vero, Tomatino. Ora non se le fanno manco più quelle teorie. Va bene, Alienemis. Quella non è una teoria, è la realtà, Tomatino. Sei solo tu che non vuoi accettarlo. Devo trovare davvero la testa del P.O.P., no? Non sto capendo questo. Tomatino, mi serve la tua intelligenza. Sta tipo calciando qualcosa. No, è un cervo. È un cervo che ha cacato per terra. Cos'è? Non capisco. Che posto è questo dove siamo? Perché accade tutto questo? Cos'è? Ti ho detto di aspettare in macchina, ma... Oh, non sto capendo, non vedo nulla, mi bruciano gli occhi, ho sonno. Sto male Tomatino, sto morendo. Cosa avrò lasciato di me una volta che sarò morto Tomatino? Gomboni. Di cosa avete parlato domattina?
Figa, tragedie, non riesco a stare in piedi. Che devo fare? Sì, e quando non sanguinano più si rompono le balle perché sento un caldo, sì. Sono donne che lo sopportano e non rompono il cazzo, non ne fanno una tragedia, non si sentono fighe solo perché sanguinano. Quelle sì che sono brave donne. E niente. Domattino ho detto no. Ora la chiami e le dici che non siete più amici perché Liquidino ha detto di no. E poi chiedile come si fa sto pezzo. Oh no, è vegana. La mia è già di mezza digerita ormai, l'orido. Adesso mi sto dando al tiro con la bottiglia. Ciao Noemina. Alla prossima. Mattino spoiler a me. Prendi il pezzo nero, non lo raccoglie. Non raccoglie una fava a parte le bottiglie. Come fa a sopravvivere che prima moriva da molto più basso? Dai, bugiardata. Non è che ce l'ho la chiave. Perché strana ragione. No. Non ce la faccio, raga, troppi ricordi. Un oggetto nell'oscurità a sinistra dove stanno le bottiglie, cerca l'angolo a sinistra. No, la domattina non c'è un cazzo qui. Eh?
Ho capito che devo trovare la testa del pedone, ma non... non la vedo da nessuna parte. Ah, c'è un cazzo, non si riesce neanche a vedere. Qua nell'angolo angolo non c'è niente. Qua non c'è nulla. Solo sta minchia di corda che però non tocca. Verso il muro c'è la porta. Ma non c'è niente. Non ce la sto più facendo. Brucia troppo la testa. Che cazzo è caduto? Ah, un joystick della PS4 e possono anche morire. No, la febbre mi sta mandando KO, Kagerio, la febbre, ti ricordi? Ho la febbre. C'è niente di interagibile, niente. No, non è vero, stavo morendo anche prima, Kagerio, anzi. Se non era per la pausa cena ero anche peggio adesso. Devo dire una supposizione, sì. Ma anche uno spoiler se vuoi, eh. Forse mi trovo, ma sto tizio trova il pezzo da sopra vicino alla pedina bianca. Non c'è! Non lo prende il birillo nero, ragazzi. L'ho cliccato 85 volte, lo vedete? Quando faccio così vuol dire che sto cercando di afferrarlo. Non lo fa. Me l'avete già detto prima. Vediamo sto video. Minchia, ma quanto è indietro, Tomattino? Ah cazzo, aspetta, era quello. Ah, è una torre. Ma io mi aspettavo una roba circolare. L'ho buttato giù prima quel pezzo là. È questo qui. Ma che cazzo ne sapevo io che era la testa.
Ma aspettavo fosse rotondo come il pedone. Ma ditemelo che è una torre. TVB Belvino. Cavo una palla io. Basta, ce la faccio più. Magari riprovo più tardi, ragazzi. Adesso sono in un momento di devasto. Ha salvato. Molto carino, dai. Molto patatino per adesso il gioco. Come l'uno non dice un cazzo di lore. Quindi io non posso dire un cazzo di lore. Però da giocare è simpatico. Ha visto gli scacchi e si è arreso. No, no, stavo aspettando di fare quella parte lì per non chiudere il gioco da bloccato. Belloni, allora noi ci vediamo dopo domani, ragazzi. Sono a casa 2 giorni, quindi sicuramente arriva un'altra live a breve. Vediamo se continuare Tomb Raider Chronicles o questo. Vedremo. Oh no, la lore è un bordello. Allora bordellatevi tutti. Belloni. A dopani. A 2 pani. Ciao patatini. Vi mando dal buon Manu, dai. È un emoticon bellissimo di Fortescue, ragazzi. Lasciate il followone, sta facendo 7 remake. Re Mache, quello che piace tanto a Axelino. A dopani, a dopani, a 2 pani.